Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Questo video lo faccio perché ho letto sotto alcuni commenti, soprattutto quando faccio gli unboxing e vi faccio vedere come funziona il dispositivo Echo di qualsiasi tipo, un po' di persone mi hanno chiesto: ma se faccio l'account Amazon pago? Ma se faccio invece Amazon Prime devo pagare? Mi sembra che ci sia un po' di confusione tra l'account e Amazon Prime. Vediamo con questo video di chiarire qualche concetto per i neofiti e per chi magari finora ha solamente utilizzato un account. Nel momento in cui andiamo ad acquistare un prodotto Echo o comunque della famiglia del nostro assistente vocale, possiamo scaricare la app di... Fatto questo, ci chiederà poi se abbiamo un account o se vogliamo crearlo. Creeremo il nostro account in maniera del tutto gratuita. Non dovete pagare assolutamente nulla, ci serve solamente come punto di riferimento perché i nostri dispositivi vengano abbinati ad una persona. Quindi, creato l'account, possiamo iniziare ad utilizzare in maniera abbastanza limitata il nostro dispositivo. Limitata perché? Perché non avremo un grosso palinsesto di musica da poter ascoltare e tanti altri servizi, cosa che invece con Amazon Prime si può fare. Amazon Prime invece ha un costo annuale di 49,90 all'anno e vi dà la possibilità di usufruire di tutta una serie di vantaggi. Il primo è la consegna gratuita entro uno massimo due giorni. Avete, adesso per esempio tra poco arriverà il Prime Day, avete in anteprima parecchie offerte che chi non ha Amazon Prime non vede in quel momento, quindi potete accedere in anteprima a determinate offerte. E in più avete la possibilità di allargare il vostro palinsesto musicale, avere molti più brani a vostra disposizione e non da meno, se avete per esempio una Fire Stick TV, avrete notato che è praticamente come tutti gli altri concorrenti di piattaforme di streaming, a tutti gli effetti una piattaforma anche questa di streaming. Però, avendo Amazon Prime, abbiamo compreso nell'abbonamento il nostro palinsesto di film, serie TV e tante altre cose che trovate su tutto il menu e su tutto il mondo del vostro abbonamento Amazon Prime. Potete usufruire e sfruttare e controllare se questo abbonamento è di vostro gradimento, vi può piacere, vi può essere utile soprattutto, ma vi basterà semplicemente fare questo abbonamento e per 30 giorni è totalmente gratuito. Al 29esimo giorno deciderete se vi interessa, non dovete fare nulla, automaticamente verrà attivato questo abbonamento. E se invece non vi interessa, al 29esimo giorno vi basterà semplicemente entrare nel vostro account alla sezione degli abbonamenti e disdire. Non servono cose particolari, pack o cose varie, basterà semplicemente dire non voglio più essere abbonato. E da quel momento voi chiuderete Amazon Prime. Se per caso volete fare la prova dei 30 giorni, vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter accedere ad Amazon Prime. Vi iscrivete, partono i 30 giorni di prova gratuita. A noi verrà dato un piccolo aiuto per supportare il canale, a voi costerà assolutamente nulla, come tutti gli altri prodotti che vi presentiamo. Noi mettiamo sempre il link affiliati perché a noi arriva una piccola percentuale e a voi non costa assolutamente nulla, non va a gravare su quello che è il prezzo finale del prodotto che avete scelto. Per tutti coloro poi che ci seguono anche su tutti gli altri social, perché vi ripeto, noi abbiamo anche TikTok, Facebook, Telegram, Instagram, abbiamo pubblicato un prodotto che ha riscosso un discreto successo qui sul canale e che attualmente è in super offerta. Quindi vi invito ad andare a cercare TuttoTech col CK finale su tutti gli altri social e andare a verificare quello che è il prodotto in offerta attualmente. Spero con questo video di aver chiarito la differenza tra avere solamente un account e avere Amazon Prime. Se siete curiosi di provare, come ho fatto io a suo tempo, poi ho visto che per me era conveniente perché avere le consegne gratuite e soprattutto la spedizione in un giorno, massimo due, per me era qualcosa di fenomenale. Sta a voi poi decidere se volete tutto questo e in più ampliare le potenzialità del nostro assistente vocale. Bene ragazzi, il video si conclude qui, nei prossimi giorni ci stiamo avvicinando al Prime Day, pubblicheremo altri video, vi faremo vedere nuove offerte magari in anteprima da poter acquistare e poi vi continueremo ad aggiornare con tutte le offerte presenti e magari se verrà fuori qualche nuovo prodotto. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!